potere delle guarantigie e dell'istituzione conforme all'attuale civile. Dichiariamo di essere la nostra volontà di concludere la necessità di manifestarci e concedere una costruzione. Generale, generale, voi non vi rendete conto di quello che sta succedendo? È tutto per colpo di Carlo Alberto e Pio Nono. Ma che avevano quei due in corpo, si può sapere? Chi glielo ha ordinato il medico di fare i popolari? Ma stassi. Ma poi chi ci rimette veramente sono io, perché ditemelo poco, al Papa chi glielo toglie il potere? Invece io sto qua in mezzo a questi cani arrabbiati dei liberali. Maestà, mi perdoni la franchezza, ma io trovo che lei ha perfettamente ragione. E sapete che cosa vogliono adesso? Vogliono un giuramento come pare a loro, su misura, so pazza tutto quanto. Generale, ma a me non me la fanno. Voi che fareste? Cannonate, maestà. Bravo il pesacchiotto. E Pio Nono, quello sarebbe capace di scomodicarmi. No, no, io devo essere aggredito per cannonare. E come potrò essere aggredito se tutti sono in festa, tutti cantano? Generale, volete scommettere che mi aggrediranno? Mi pare impossibile. Guardate l'occhio. E c'è un bruscolo? Ma che bruscolo? Voglio dire che sono furbo e si vede dall'occhio. Eh già, voi soldati non avete idea della finezza della mia politica. Dico bene? Ja, ja, maestà. Ebbene, generale, tenete pronti i cannoni e le palle. E voi, colonnello, i vostri svizzeri. Voi vedrete quella gente che si volta in un momento da così a così. Viva il re? Niente affatto. A morte Ferdinando, hanno da gridare. Conoscete il nostro caro Iervolino? Iervolino, no? È un prezioso amico. Quello per organizzare delle piccole rivolte di comodità è un genio. È veramente un genio. Ecco, finalmente siamo arrivati a Napoli. Ah, e quando torneremo a Nizza? Oh, siamo appena arrivati, volete già partire? Dipenderà da ciò che mi dirà mio cugino Hastings. Già, l'ambasciatore. Oh, che ambasciatore, ve l'avrò detto mille volte, il segretario d'ambasciata. Mio padre ha giurato di non vedermi più, ma appena si sarà calmato, vedrete, mi raggiungerà. Per conto mio, bella cugina, sono molto contento che non abbiate sposato Lord Cleverton. Benissimo, ora ditemi, avete ricevuto una mia lettera? Oh sì, certamente l'ho ricevuta. Voi mi chiedeste di ricercare tre individui, probabilmente patrioti italiani, no? E io li ho cercati. Trovati? Scusate, che cosa c'entrate voi con questa razza di gente? Vi dirò tutto poi, ma ora scusatemi. Come volete. Voi mi chiedeste di rintracciare i fratelli Giulio e Carlo Palidi e il dottor Antonio Rufini. Se voi mi aveste chiesto di rintracciare un solo uomo, io avrei potuto supporre che si fosse trattato di una questione di cuore. Ma tre. Appunto. I fratelli Palighi saranno qui fra poco. Quanto all'altro, purtroppo, pare che sia... Morto? Ah, ci siete cascata, eh? Adesso so che i fratelli Palighi ve li siete inventati voi e che invece quello che vi preme è questo dottore. Che fortunato dottore. Siete impertinente, insopportabile. Scusate, perché non avere fiducia in me, eh? Perché conosco le vostre idee politiche. Vabbè, ma io sono un diplomatico. Tanto peggio. Niente affatto. Questa sera stessa incomincerò a cercare l'uomo che vi
anzi, che ci interessa. Oh, ma temo di compromettermi. Siate buono, aiutatemi. E va bene, basta così. E no, caro generale, non mi dovete fare inquietare, se no vi faccio eleggere il deputato pure a voi e buonanotte. Sua eccellenza Carlo Poerio. Addio, eccellenza. Che c'è di terribile in giro? Nulla, maestro. Forse non le sapete voi, e già, voi siete un capo della polizia all'acqua di rosa e poi anche un poco liberale. Volevo mettere a parte vostra maestà dell'arrivo. Lo dicevo, mi premonisco. Forza, chi è arrivato? L'inviato dei patriotti siciliani. Oh, e chi è? Un medico, il dottore Antonio Ruffini. Un medico? Volete vedere che invece di ammazzare i clienti si ammazza da sé? Dico per dire. Ma che vuole questo scocciatore? Vuol mettermi d'accordo con quei fessi dei miei deputati? Vorrà appianare le piccole divergenze, maestà. Ma leva d'Aniz. E se a me le divergenze mi fanno comodo? Maestà, dia ordine che sia mandato al diavolo. No, no, niente al diavolo. Date invece ordine che sia invitato al ricevimento. A sti predicatori, là già preparà la festa. Guarda l'occhio. Personalmente sono convinto che non sia Napoli. Se dentro questa settimana non l'avrò trovato, partirò per Palermo. Il male è che io non possa sentarmi da Napoli, e specie in questo momento. Non importa, andrò sola. Sentite, cara cugina, non vi siete mai domandata se io potrei essere capace per amore di denunciare un uomo alla polizia? Sì, me lo sono chiesta. Credo però che prima di mandare anche me nelle prigioni del re di Napoli, ci penserete. A questo punto... Oh, ma siete spaventevole. No, siete celestiale. Oh, sarebbe davvero un peccato mandarvi in fortezza così bella. Andiamo che è tardi. Sì, è meglio a corte, è più degno di voi. Oh, a proposito, se questa sera conoscerete il re, non fategli capire che sapete che cosa significhi la parola Italia. Gli darebbe i nervi. Guardate che delizia, eh? Non si può dire che alla corte del re ci si annoia. Quella bionda vaporosa è una suddita di sua maestà britannica? Maestà, sì. È Miss Lucy Daven, di cui ho già avuto l'onore di parlare a vostra maestà. Ah, sì, ricordo. È buona. È veramente buona. Come si dice in inglese? Good, eh? È good assai. Ma che faccia da quaresima! Venite di là, ci sono tante belle signore. Ha ragione, andiamo a farci vedere. Bisogna dimostrare all'ospite la nostra cordialità. E anche per Maloso. Sono veramente belle, deliziose. Allora abbiamo senz'altro a parlare. Cosa vi prende, cugino? Vi prego, venite, venite. Dottore, come state, dottore? Bene, Lucy. Presento mio cugino Hastings, segretario d'ambasciata, il dottor Ruffini. Ah, piacere. Anch'io, grazie. Allora, scusate, mi chiamano, con permesso.
la notte cieva sta senza stella, stella per me più bella, sol l'occhio tuo la faccia avare. Chi t'ha ricordato che state qui e tanto la Perché si ammuina tanto? Figliolo papà. Ora devi tornare da tuo padre, cara. Oh, ti ho cercato tanto, ho tanto camminato per trovarti e vuoi che io ti lasci? Ti ho detto che voglio combattere al tuo fianco. Ma qui non c'è da combattere. Non vedi in che rapporti siamo col re? Tutto andrà bene. Allora perché non restare insieme a godere questa bella primavera? Ma io non posso fermarmi. Ci sono altre contrade che attendono l'opera nostra. L'Italia è vasta. Ebbene però con te. Non mi respingere, io sono un buon soldato, vedrai. Non ne dubito, cara. Ma il mio destino è segnato. Io non sono di quelli che credono che in 3 mesi l'Italia sarà fatta. Io so che occorrerà tutta la vita. Ebbene tutta la vita. Oh, Lucy. Lucy. Non Lucy. Mi chiamo Lucia. Trascinare dalla fantasia. Pensa al bene che ti aspetta accanto ai tuoi, nel tuo paese libero. Il mio cuore resterebbe qui e tu lo sai. Io debbo esserti vicina per sempre. Il mio è un grande amore. E se Antonio sarà vittorioso, Lucia sarà vittoriosa. E se Antonio sarà ferito, Lucia lo curerà. E se Antonio morirà? Lucia ritornerà.